Se io lascio il mio telefono qui e me ne vado, nessuno lo prenderà. Cioè posso proprio uscire per strada, camminare tranquillamente, entrare a fare shopping. Non ci credo. Posso prendere il mio ferro da stiro, regà, lo cerco da una vita. Ma non è finita qui. Posso anche andare a prendermi un caffè. One espresso, please. Thank you. Fa schifo. E mezz'ora dopo posso tornare. Tanto sono tranquillo perché so che il mio telefono è rimasto. Non ci credo, me l'hanno rubato. Invece no, è stato il mio cameraman. Solo in Italia succede. Il telefono è rimasto qui per più di mezz'ora e nessuno l'ha rubato. Due persone su tre in Italia vengono rapinate. Io non sono mai stato rapinato. Io sì. Io no. E allora tocca a me. Sono in Giappone, il paese più sicuro al mondo. Per dimostrarvi che non è l'Italia il problema, ma rubare è nella natura umana. Oggi ce la metterò tutta per essere rapinato in Giappone. Con ben quattro metodi differenti che renderanno impossibile non farmi derubare. Camminerò per l'incrocio di Shibuya, la strada più affollata al mondo. Farò cadere il mio portafoglio. Qualcuno me lo dirà? Lo ruberanno? Nessuno farà niente? Scopriamolo. Sono pronto. Guardate tutta la gente che si prepara ad attraversare una folla. Mi sento come se stessi tipo commettendo un crimine. Oh, è il momento, è il momento. Oh, you dropped something. Oh, thank you so much, thank you. Non ci posso credere. Subito mi hanno detto. Ok, allora magari mi ha detto fortuna, magari no, lo riproviamo un po' di volte. Nessuno mi ha ancora detto niente. Oh, oh my god, thank you so much, thank you. Wow, raga, tempo zero. Io sono sconvolto, cioè, chissà in Italia. Siamo tutti pronti. Sbaghiamo un attimo. Oh my god, oh thank you so much, thank you. Ok, perché il bello è che se me lo rubano il video finisce. È verde. Ok, l'ho fatto, sto al telefono. Non mi hanno ancora fermato, raga. Se lo so preso. L'hanno preso? E che faccio? Aspetta. Raga, ce l'ha questa dietro di me e il fatto è che ce l'ha proprio in mano. Sorry. Thank you so much. Non so se volesse prenderselo, Non lo so. È strano, Volevano ridartelo, è solo che non si sono accorti di chi l'ha perso. Secondo me io gliela do come buona. Infatti, se hai visto, l'aveva già attraversato. Ma appena hai preso il portafoglio hanno cambiato strada. Ah, è vero, questo è vero, ok. Allora abbonata. Bene, bro, direi alziamo la posta. Primo test fallito. Comprensibile, c'era troppa gente. Andiamo in un posto più nascosto. Questa volta andiamo un po' fuori dal centro, ad una stazione dei treni, che in Italia, un po' in tutta Europa, sono rinomate per avere un'alta criminalità. Ueno Station non è esattamente centrale, potrebbe essere più pericolosa, non lo so, lo scopriremo. Queste sono le capsule di lavoro giapponesi, dove si mettono dentro a lavorare. Cosa faremo? Lasceremo il portafoglio con dei soldi che escono fuori questa volta, così, non troppo palesi, ma un po'. E lo lasceremo qui per terra, davanti alla stazione di lavoro, dove noi saremo dentro a riprendere dall'interno. Quindi non ci si vede e questo è un bel test. Reagiamo a tutto. Ah, persona. Persona che cammina. Persona. Niente. Mi sento in un film di spionaggio. Abbiamo mezz'ora per vedere se qualcuno lo prende, lo ruba, lo lascia lì, non si sa. Ecco, sono due. Bambino. L'ha guardato proprio, ma non gli ho fregato niente. No. Niente. Oh, lo vedono e non lo toccano. Attenzione. Oh. Che famo? L'ha presa e uscita. Sta scappando, è letteralmente scappata. Non ci credo. Lo sta a portare sicuro al Lost and Found. Allora, aspettiamo un attimo, ma l'hanno rubato. Sta tornando indietro, eccolo. Sta tornando indietro, col portafoglio da un'altra parte. Dove va? Bro, mi sento proprio un agente segreto, questa cosa è fighissima. Non l'ha lasciato al Lost and Found, vero? No. Eh sì, perché a pochi metri da noi c'è una stanza dove riconsegnare gli oggetti smarriti trovati. Stiamo andando al Lost and Found a vedere se l'hanno lasciato lì o se è stato rubato. Io direi una cosa, bro. Stiamo molto... Non facciamoci vedere che stiamo registrando, non vorrei attirare l'attenzione.
Lost and found, eccolo. E ciò che tu vuoi. Cabina della polizia. Ok, ok. Però la polizia io la registro, ho un po' paura. Qua ci manganellano tantissimo. Chiediamo a lei, lei era quella della clip. Sì? Ho perso il portafoglio qui vicino, in questa stazione. Sai per caso, hai visto qualcosa? Yeah? Yeah? Ok, ok, thank you. Penso, ci ha indicato qua sopra, pazzesco. Lei è felicissima perché giustamente pensa, ma quando mai sarà questa? Io ho una paura, bro. I lost my wallet. Ok, thank you. Ok, ha detto di chiamare questo numero. È l'ultima chance. Proviamo a chiamare. Ve la faccio breve, mi hanno detto che non ce l'hanno e che verrò contattato se dovessero trovare qualcosa. Quindi missione riuscita? Non proprio. Ci serve una prova schiacciante. Ecco perché. Siamo in un parco molto grande di Tokyo. L'idea è questa. Ci siamo posizionati lì in mezzo agli alberi. Io ho portato uno zaino di alemontesi.com. Lo lasciamo qui. Con sopra una scatola di un telefono nuovo uscito adesso e altri soldi messi qui proprio in bella vista. Chiunque passa dal sentiero lo noterà, lontani da telecamere, lontani da sorveglianza, qui non c'è veramente niente. Quindi se vuoi rubare puoi farlo. Mi sento di nuovo un detective pronto a sgamare un criminale. Aspettiamo, se non succede, cioè non so che fare, se lo prendi lo stai rubando. Niente, non mi hai fregato niente. Cioè tipo ho visto un attimo, ho levato lo sguardo e se n'è andato. Il problema è che qui passa molta meno gente rispetto all'altro vialetto, quindi adesso mettiamo lo zaino nell'altro, così c'è molta più chance che venga rubato. Davanti al viale, con i soldi che spuntano, teoricamente qui è molto molto meglio. A me non mi pare vero, quella in Italia 5 minuti durava, ma è possibile che è così difficile farsi rubare dei soldi? Cioè l'abbiamo fallite tutte. Sapete perché? Dopo 3 giorni eccolo qua, c'è tutto dentro, addirittura anche i soldi. Wow. Enigma risolto. Ora basta. Capisco non rubare in un posto affollato, capisco non rubare davanti alle telecamere, capisco anche non prendere un telefono perché è rintracciabile, ma potevano prendere i soldi. I soldi. Ce l'ho. Ora vi faccio vedere io. Per l'ultima sfida, io vi dico la verità, questa ruberei anch'io. Ve la spiego subito. Siamo in una zona con molti pub dove la gente viene a bere, a divertirsi e potenzialmente ad essere più pericolosa. Qui, nel retro dei locali, c'è questo vicoletto che è perfetto per lasciare la nostra ultima esca. Tieni un secondo. L'idea è prendere solo ed esclusivamente dei soldi. No, non c'ho più la banconota da 5.000. Mi sono fatto cambiare i soldi in una sola banconota da 5.000. Il piano è entrare in quel vicoletto lì. Io vi dico, in Italia o in Europa in generale, avrei molta paura a passare in un vicolo del genere di notte. Guardate qui. Ok. L'idea è mettere i soldi qui, che proprio stanno lì. Noi ci mettiamo qui, lasciamo solo la cam lì, in modo che proprio non la vedano, e aspettiamo. Oh! Non l'ha presa! Wow! Non ho mai avuto così tanta voglia di essere derubato, ve lo giuro. Ma secondo me qui non c'è altra chance. Persi completamente 40 euro, ma mi sembrerebbe anche giusto così. Non guardiamo, ok, allontaniamoci. Sono molto ansioso. Noi vediamo solo la telecamera laggiù imboscata. È invisibile, ma è lì. Sono hype. Comunque è passato buon tipo, cioè ho visto uscire dal vicoletto quello da dietro. Dai, qua ci devono battere, bro, non è possibile. Se l'è presi, Sicuro proprio. Guardi, là ci stanno 1.000 yen, se li può andare a prendere, per favore. Comunque, in quella via lì ci sono 5.000 yen per terra, sono vostri. Sì, gratis. Anche lei, signore. Guardi, ci sono 5.000 yen là, Io penso che quel tipo se li sia appena rubato. Non te girà, non facciamo vedere che lo stiamo guardando. Vai a vedere. Vediamo un reaction in live. Se li sono presi? Sì! Sì! Ci hanno rubato 35 euro! Ci siamo messi quindi subito a ricontrollare le clip per scoprire chi fosse stato. Ok, quindi è successo fra pochissimo, è successo. È successo poco prima che andassimo a vedere. Sì. Dimmi che si vede un minimo. Boh, vabbè, manda avanti leggermente. Ecco. Mi sa che è lui. No! Non li ha presi! È volata via col vento. Non ci credo. L'ho vista. Eccola, la vedi? No, dai! Ma davvero? Non ci posso credere. L'andiamo a riprendere? Sì. Non l'hanno rubato. Non ci posso credere. Beh, andiamo a cercare i nostri 5.000 yen. Niente, raga, qua non ci sono. Qua nemmeno. Se se li ha portati via il vento, vagli a ritrovare. Cioè, non ci posso credere.
Niente, niente. Sì, vabbè, salutali proprio. Non sapremo mai dove sono andati a finire. È tutto il giorno che proviamo a farci derubare dai giapponesi e dopo averci dimostrato che è impossibile, come vendetta ad averci derubato è proprio il Giappone, con una folata di vento. Possibile che l'Italia non sia così?